Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellot Game. Siamo qua con questo che è il 17° video, episodio, su Punch Club Dark Fist con Balosso, che non si cambia da 102 giorni, incredible. Poi ci sono dei piccioni, un cestino e il nostro carissimo Don. Allora, prima di poter andare avanti con la storia, dobbiamo per forza passare da tre punti. Battere qualcuno per vendicare Fluffy. Battere questo e parlare col suo maestro, però vedendo la distanza che c'è, potrebbe essercene un'altra di coccodrillo. Quindi stiamo attenti perché dopo di lui potrebbe esserci un altro. Poi dobbiamo per forza diventare i campioni del mondo, quindi dobbiamo vincere la Lega. Ma penso che sia la Lega principiante, ok? Dopodiché ci sono delle cose che non abbiamo ancora sbloccato. Vincere il tesserino, qua non capisco perché dice passa alla zona rossa, ma noi siamo già nella zona rossa. Non si vede da qui. Guardate qua, siamo nel bel mezzo della zona rossa. Boh, forse dobbiamo vincere, arrivare in cima alla zona rossa, non lo so. In ogni caso, riprendiamo un attimo il nostro giro. Abbiamo un bel po' di soldini dagli ultimi incontri che sono stati appunto ieri. Quindi ora mangiamo, andiamo qua, ci rinnamoriamo e facciamo un po' tutto quello che deve essere fatto. Allora, iniziamo a comprare il cibo, che è importante. Siamo molto forti così, vorrei portare magari questa 9 e questa un po' più in alto. Il punto è che adesso dobbiamo pensare bene cosa fare. Sono 5 per tipo, così abbiamo un buon giacimento di carne da parte. Abbiamo un bel po' di soldini. Sapete che vi dico? Che li spendo un po' di più, perché non voglio andare in giro con troppi soldi, perché ho sentito che ci sono dei ladri in giro. Ok, quindi il frigo è pieno, perfetto. Più di così non possiamo comprare, al massimo 7. Ottimo. Allora andiamo qua, spendiamo un po' di punti con lui. Combattimento e allenamento 20. No, niente, basta, l'abbiamo già fatto oggi. Purtroppo non mi ricordo cosa ho fatto ieri io, quindi figuratevi voi. Andiamo qua direttamente dalla nostra amatissima Adriana. Facciamole un regalo. Tieni qui. Perfetto. E tra un po', ragazzi, spero che tutta questa storia finirà. Nel senso che faremo il botto e possiamo andare un po' avanti. Discutiamo un po' con Adriana. Io ho finito i discorsi, non saprei più cosa dire. Cioè, nel senso, potremmo parlare con non una voce, con un altro tipo di linguaggio. Non so se mi spiego. Per esempio, non mi hai fatto vedere com'è casa tua all'interno. Allora, vediamo un attimo. Innamorati. Ok. Ci siamo innamorati, anche tu mi rendi felice. Pim pum pam. Bravo, però non di pensare ai combattimenti. Certo, avrò tempo per te. Perfetto. Allora, adesso facciamo l'incontro con lui che ci porta a 25. Possiamo comprare ancora qualcosa. Quindi suggerisci un combattimento amichevole. Bene. Ok, te la sei proprio cercata amico. Adesso ti spacco la faccia. Bravo, bravo, bravo. Metti a posto la bagnarola. Mettiamo a posto, chissà se prima o poi riusciremo a metterlo a posto. Non penso che questo sia il metodo più efficace, a essere sincero, però boh, a Roy sembra che il fatto che lo stiamo aiutando sia fantastico, quindi scherziamo un po' con lui. Sai Roy, conosco un mio amico che fa mettere a posto la sua macchina a un altro con un martello, gli tira delle martellate sopra il motore. E questa persona pensa che in realtà gliela sta aggiustando, ma in realtà gliela sta rompendo. Oh, che battute! Dai, com'è? Bravo, la birra è buona, perfetto. Ah no, giusto, dobbiamo combattere con lui dopo allenarci. Quindi suggerisci un combattimento amichevole. E un giorno è passato. Ma va bene così perché tanto queste due non possono scendere, questa qua ha un buon margine. Quindi continuiamo così, vediamo un po' come va con Roy. 24 subito, lui si toglie 10, attenzione. Senza il block sto giocando, eh. La schivata laterale sembra essere non così male, perché riduce l'energia dell'avversario. Cioè, in realtà contro uno come Roy probabilmente non serve, ma contro gli altri abbiamo visto di sì. Adesso per esempio Roy ci ha buttato a terra addirittura, perché meno forza hai, più non finisce l'energia. Comunque 25, poi possiamo comprarci qualcosa. Rifacciamo tutto il discorso con Roy adesso per allenarci assieme, quindi ancora un'altra volta martellate al veicolo. Dai, certo. Il punto è che questo dialogo è sempre uguale. Dai, tira le martellate. Allora, dobbiamo capire un po'.
Se voglio andare a bloccare questa qui a 8, ma visto che prima di poterlo fare devo ovviamente attivare la via della tigre. E per attivare la via della tigre, diciamo che conviene non farlo, nel senso, conviene farlo più avanti, ma ora come ora mi conviene puntare di più sulla via della tartaruga, quindi la resistenza. A questo punto potremmo allenarci portando comunque queste due in alto, perché non voglio essere troppo squilibrato. Abbiamo visto che non è una cosa positiva. Perché appunto per sbloccare questa ci serve andare qua, scusate, calcio alto, equilibrista, rovescio alto e via discorrendo. Rovescio alto lo troviamo qua, mi sembra un po' più avanti. Calcio alto non c'è, ma rovescio alto è questo qua, che ci serve per amante del dolore, che è una cosa assolutamente necessaria. Poi, dopodiché, queste due guardie le possiamo prendere perché sono molto forti contro un tipo di nemico o un altro. Questo che tira i calci e questo che tira i pugni. Quindi vediamo un attimo come si comporta l'avversario e ci comportiamo noi di conseguenza. Però, per arrivare qua, che comunque mi interessano anche le cose prima, possiamo decidere se prendere attacco suicida o blocco de ferro. Allora, blocco de ferro non ci interessa, blocco ferreo, però de ferro è più bello. Perché in realtà abbiamo già preso questo, quindi di per sé non è necessario. Prendere questo dobbiamo prendere anche botta in testa, che potrebbe essere forte. Vediamo un attimo cosa fa blocco di ferro. Allora, riflessi, danno per 100, però non lo so. Ora come ora non mi piace molto. Preferisco quello normale di blocco che aumenta la forza. Quindi possiamo fare attacco suicida, che riduce la probabilità di bloccare o schivare, ma tutti i colpi consumeranno il 30% di energia in meno. È molto forte perché se siamo magari con poca energia, possiamo decidere di non bloccare niente, proprio ci togliamo il blocco, mettiamo questa al suo posto e consumiamo meno energia. Quindi questa potrebbe essere una via da percorrere. Poi invece il modificatore di colpo, se attivo, darà la possibilità di far saltare la fase d'attacco, che praticamente è questo. Solo che questo qui è in base alle, se colpiamo, questo qui qua, quindi possiamo andare direttamente qua a blocco, blocca più danni ma consuma più energia, non ci interessa molto. Questo qua al posto di rovescio, allora, infligge più danni, se il colpo va a segno l'avversario potrebbe saltare la fase d'attacco, che ci serve per arrivare qua. Quindi resistenza alta, meno danni causeranno gli attacchi degli avversari. Anche quello ci interessa. Questo qui invece è praticamente quello lì, solo che non è blocco, ma è un'altra cosa. Beh, dovremmo sbloccarle tutte. Iniziamo dai con questo. Attacco suicida, poi andiamo qua. Poi facciamo treno infernale e andiamo diretti qui, che è quello che ci interessa. E poi vediamo un attimo che fare. Ok, perfetto. Prima di continuare il tutto, dobbiamo assolutamente andare a mangiare, quindi andiamo a casa, autobus, è passato il giorno ma adesso andiamo direttamente lì, quindi prima direi di dormire, così l'energia rimane un pochino più alta. Possiamo sbloccare effettivamente quello che migliora l'energia durante gli allenamenti, così abbiamo meno bisogno di dormire, cioè anche se l'energia non è al massimo, chi se ne frega, in poche parole. Dai forza, perfetto, 100%, ora mangiamo, 1, 2, vediamo dove si arriva con 2, e una pizza, perfetto. Allora, gli incontri sono domani, quindi adesso andiamo ad allenarci con Roy e speriamo di vincerli entrambi. Allora, Roy suggerisce di allenarci assieme, che ne dici di allenarci assieme? Certo, come no, la macchina è riparata, vi dicendo. Ci vediamo da Silver. Ok, andiamo da Silver anche noi. Ok, ciao Silver. È passato il giorno. Quindi i combattimenti sono domani. Facciamo questo. Allora, vediamo un attimo subito come sono. Come questo qua. Questo lo togliamo. Questo lo lasciamo. Dove sta? È questo. Attacco suicida. E qualcosa che consuma tanta energia, giusto per vedere quanto consuma. Con attacco su questo attacco suicida, esatto. Sì. E
E poi abbiamo questo che riduce l'energia dell'avversario. E poi devo mettere qualcos'altro, quindi mettiamo questo qua, perché tanto voglio vedere proprio quanto consumiamo con l'attacco suicida. 14, quando qua invece dice che consuma 21. Non è male, eh? Quindi lo riduce praticamente del 30%, del 33%, di un terzo. Non male. Non male affatto, ok. Ovviamente non utilizzeremo mai più quella mossa perché è sconvenientissima, però. Allora, sinceramente sì, vorrei portare questi due più in alto, quindi iniziamo subito con questa. Vediamo se riusciamo a fare il prossimo incontro con quella 10, che ci serve anche per ridurre la possibilità dell'altro di fare una fase d'attacco. Ok, l'ultimo giro, poi ci spostiamo alla corda. Vai la corda. Non so se riusciremo a portarla a 10 perché deve passare un giorno, quindi scenderanno anche. Però, insomma, arriviamo più in alto possibile. E nei prossimi incontri potrebbero esserci delle belle sorprese, del tipo che potremmo finire non primi, penso. Cioè, in realtà dipende, se battiamo il tizio possiamo arrivare primi, perché non so lui quanti punti perda quando lo sconfiggeremo. Cioè, se ne perde tipo 60 e noi guadagniamo 60, diventiamo primi in classifica. Questa è una cosa molto positiva, come potete intuire. Dai, forza. Allora, 5-10. Se riusciamo a far così, mi sento a posto. Iniziamo a portare su questa qua. Comunque c'è ancora tutto un giorno, lui non durerà di più, però va bene lo stesso. Ok, questa ora dobbiamo portarla vicino al 10, così poi il prossimo giorno le portiamo entrambe su a 5-10. 6 impossibile, ragazzi. Anche perché non ho i perk per l'allenamento potente della resistenza. E quindi va più piano. Ok, siamo già al quarto, aspettiamo che arrivino quelli brutti. Ottimo. Urca, mamma mia, di quanto è scesa. Vabbè, non di tanto, di verità. Vabbè, dai. Ce la facciamo di sicuro. Portarla, direi, a 5-10 è un obiettivo fattibile. Dipende dal cibo, più che altro. Dal tempo, sembra che ce la facciamo. Però non ci aiuta più. Non so se non vale più, diciamo, quando lui entra in questo stadio. No, penso che non abbiamo abbastanza cibo per continuare a fare questa cosa. Purtroppo niente, stiamo con queste statistiche qua. Potrei portare questa sopra, ma non ne vale la pena, penso. Allora, iniziamo subito ad andare a fare questo combattimento, che è il più importante. Allora, vediamo un attimo. Lui ha tanta resistenza. Abbiamo visto che questo qua è forte contro di lui. Poi utilizziamo qualcosa che gli abbassa la resistenza, queste due, e direi che possiamo stare un attimo con la via dell'orso all'inizio, che fa più danno, e utilizzare questo qua che gli fa saltare la fase d'attacco in base alla nostra resistenza, che comunque l'abbiamo alta. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Abbiamo iniziato bene. Non uso il dodge, ma uso, cioè non uso il block, ma uso la schivata. L'energia però non sta andando benissimo. A livello di danni sì, molto bene, ma a livello di energia molto male. Come avete visto, siamo finiti a terra. Però tutto sommato gli stiamo facendo molto molto danno. Vediamo, niente, colpo nell'ultimo round. Allora, proviamo a fare questo cambio, vedere se cambia qualcosa. Gli togliamo di più. Così elimina la fase d'attacco. Vorrei provare a mettere così invece, due parole, tutte cose difensive, un pugno solo. Vediamo se blocchiamo qualcosa. Schivata ancora. 25. Dai, due pugni, ragazzi, e lo battiamo. Un pugno. Il punto è che ora ci butta a terra. Non riusciamo ad attaccare comunque. Aia, un pugno solo. Ok, vinta, ragazzi.
Abbiamo battuto il campione della Lega. Noi più, dove sta? Più 44. Lui non penso ne abbia persi altrettanti. Quindi forse non siamo primi, però siamo riusciti a batterlo. Molto molto bene. Scriviamoci, guardiamo quanto siamo. Urca, siamo dietro di 2 punti. Prossimo incontro col Salvador. Questo qui è tosto, ragazzi. Potremmo perdere anche se abbiamo appena vinto con lui. Ma c'è un'alta possibilità di sconfitta. Vai, combatti con Silver. Comunque questo qua è davvero il pugno migliore che abbiamo perché toglie tanto e consuma poca energia. E mettendo solo questo tipo di attacco lo fa in fila. Questo qua è il contraccolpo, mamma mia. Lo fa in fila come se fosse come se fosse una serie di jag, che in realtà quindi non mi piace più tanto. Non piacendomi serie di jag, non avendo diretto e via dicendo, non so se vale la pena sprecare punti per boxer. Perché ok, contraccolpo. Contraccolpo è forte. Potremmo metterla. Di sicuro dobbiamo fare queste due, e anche questa non è male. Per andare un po' avanti fino qui, e probabilmente Berserk lo mettiamo. Con meno 30%. Cioè, Berserk vale la pena metterlo, sì. Aggressivo forse no. Comunque siamo qua perché vogliamo mangiare. Ci manca quanto? 80, quindi dobbiamo mangiare due cose. Perfetto. Boom, 100 e andiamo a fare il combattimento qua. Urca, questo qua a piedi nudi. Porca miseria, quanto è forte. Allora, calma. Dobbiamo prendere meno danni. Quindi mettiamo tutte le cose possibili che gli riducono tutto. E lui ha pure un ottimo blocco. Dobbiamo assolutamente fargli finire l'energia. Mettiamo block, dodge e contraccolpo. Anzi, quasi quasi. Quasi quasi. Tolgo il dodge. Vediamo se questo non ci causa la sconfitta. E mettiamo che lui non attacca. Perché. Se non, cioè, ho paura dei danni che ci possa fare con un pugno. Vediamo un po'. Non ci ha preso. 24, più del nostro che 22. 25, 35. 9, aia. E qua è uno scontro chi fa più danni. E lui ce ne ha fatti di più. Butta la terra. Butta la terra. Entro il primo round. No, niente. Preferisco non farlo attaccare. Però vedete che ci toglie davvero un fracco. È più forte di noi sotto tutti i punti di vista. Aia. Allora, proviamo a togliere questo e mettere contraccolpo e mettere dodge e togliamo questa e facciamo un po' di danno in più anche noi. Vediamo un attimo come va. 11, aia, pensavo un po' di più. 28, 57, 11. Lui non sta attaccando perché ha skip attack. Ok. Però gli stiamo facendo consumare comunque l'energia perché è messo 50, bene. Questo secondo round non abbiamo perso uno. Continua con la via dell'orso che togliamo molti più punti vita ovviamente. 28, 6, abbiamo vinto. E vai. Ottimo, questo qua era forte, ragazzi, eh. 15 punti più in classifica, 10 skill point, 200 dollaroni, ne abbiamo in tasca 300. Non è affatto male. Bene, allora, fammi capire una cosa però. Boh, forse devo finire la fase rossa? Non lo so. Continuiamo con la nostra tartaruga e andiamo dritti come un treno. Ogni attacco bloccato aumenta i danni e vai. Dritti fino a un dolore. Ok. Fino a ho un dolore. Modificatore della capacità di bloccare. Se attivo i blocchi durano ancora di più i danni subiti ma consumeranno più energia. Non lo metteremo mai perché l'energia è il nostro problema in questo momento. Comunque, andiamo avanti. Allora, gli incontri sono fra 3 giorni, rifacciamo quello che abbiamo appena fatto in poche parole e vediamo se riusciamo a portare questo un po' più in alto. Allora, andiamo qua a farci una bella scorpacciata di cibo. Per fortuna non arrivano i ladri, forse gli facciamo troppa paura. 7 e 7, bene. A questo punto vorrei andare a casa a mangiare, quindi ci andiamo. Così recuperiamo la salute. 1, 2. Dovrebbe portarci a 100. Perfetto. Allora, già che ci siamo, giusto per variare un po', vediamo se siamo in grado di battere
questo tizio qua pastrugno. Allora, qual è la tua specialità? Ok, va bene, gli affari vanno molto bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Sì, sembra deliziosa. Andiamo sotto che magari riusciamo a sbloccare avanti come un treno. Anche se contro Salvador non lo utilizzeremo come abilità. Ok, la tua pizza è pronta per la vendetta. Quindi, beh, continuiamo così. Questo è meno forte di quello che abbiamo appena sconfitto. Abbiamo tolto 81 e lui 49. 32, 32 ancora, 26, 50. E porca vacca. No, so che siamo migliorati molto, ma non pensavo di essere diventato così più forte rispetto a un episodio fa. Beh, è andato decisamente bene. È stato un bel combattimento. Fatto, sono riuscito a sconfiggere Tim. E il tuo nome non è Duni, per caso? No. Ok, credo che siamo a corto di fratelli. Tu sei un grande combattente, cosa vorresti come premio? Ai ai ai. Allora, niente, è stato un grande onore combattere contro di voi. Tanto, per cominciare, potresti pagare tutte le pizze che vi ho consegnato. questa qui invece è nuova. Your base will belong to us. Quindi conquistiamo la base. Citazione videoludica. Ok, quindi non l'hanno tradotta. Conquistiamo la base, ragazzi. Cosa dite? Tanto dei soldi non ce ne frega nulla. Niente, no. Però è una risposta onorevole. No, facciamo questa. Non sono sicuro di aver capito di cosa stai parlando. Il nostro sensei vorrebbe incontrarti. Convinto che tu sia l'eletto? Incredibile! Senti un gemito in lontananza. Questo qua sarebbe il tasso. Anzi, no, cos'è che è? Allora, aspetta, meriti il mio rispetto. Per questo motivo voglio avere l'onore di insegnarti la mia potente abilità. Colpo di coda, che noi non abbiamo. Hai imparato un potentissimo contrattacco, colpo di coda. L'unico problema è che tu non hai la coda. Fantastico. Torna a trovarci, sarà sempre un piacere. Ok, caro maestro, ora che posso fare colpo di coda. Maestro, dimmi, come hai fatto a diventare così mutante? Sì, qualcosa di strano sta accadendo in città e i mutanti sono in qualche modo collegati. E sembra che stia accadendo quello che temevo. Il genio del male è tornato e Dio sa solo cosa sta architettando. Il genio del male? I miei amici siamo il risultato del loro lavoro, ma sto divagando. L'ultima volta che ho sentito parlare di lui è stato molti anni fa. Credevo fosse scomparso per sempre. Chi è il genio del male? Nessuno che hai visto in carne ed ossa, è vissuto abbastanza da raccontarlo in giro, ma so certo che è molto intelligente e infido. Puoi aiutarmi a sconfiggerlo? Ahimè, io sono troppo vecchio, i miei ragazzi non sono ancora pronti, voglio dire, li hai battuti tutti, perciò l'unica cosa che posso fare è dirti dove si trova la sua base sottomarina e quindi certamente lo troverai lì. Non mi piace molto nuotare. È possibile arrivarci attraverso le fogne, ti mostrerò la strada. È giunto il momento di vendicare Fluffy! Ok, fantastico ragazzi. Quindi ora abbiamo scoperto le fogne, probabilmente uno qualsiasi di quei cosi lì andava bene, forse con i soldi avremmo preso un po' di soldi. Comunque sì, vediamo un attimo, abbiamo finito tutta la serie di quest qua sotto. Purtroppo non si è sbloccata lì. Non vorrei si sia buggato il gioco perché tutto quello che è qua non ci viene mostrato. Cioè, mi sembra strano che non ci sia qua lui. Forse prima dobbiamo. Fogne. Siamo qua dalle fogne, possiamo parlare con il nostro maestro. Comunque adesso ci ha insegnato colpo di coda. Chissà che cacchio fa durante il combattimento. Perfetto, e vediamo un attimo. Qua c'è la base sottomarina. Possiamo andare a vendicare Fluffy. Abbiamo perso 5 di salute che recuperiamo nel frattempo. Comunque, cosa possiamo fare? Incontri sono fra 3 giorni. Possiamo andare nella base sottomarina a vendicare Fluffy. Non lo so se mi sento abbastanza potente. Ce lo teniamo per il prossimo episodio, ragazzi. Adesso magari continuiamo un attimo con il nostro schema classico. Quindi andiamo qua a fare un incontro con Roy. Quindi Roy, vogliamo fare un combattimento amichevole? Sì, dai, ci sta, papà, 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 pa, pa. E tiriamo qualche martellata.
Ok, dai. Perfetto. Ok, ragazzi, io interromperei il video qui. Spero che vi sia piaciuto. Adesso tra un episodio e l'altro vado avanti questa roba in modo che siamo pronti per combattere. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.